Eccoci qua, continuiamo a parlare di Inter. Marcello, vengo da te, poi voglio sentire anche Gigi su Frattesi, che insomma è un giocatore che ci sta lanciando da tempo. Vai, Marcello. No, ma io, cioè, non è che io c'ho niente contro Simone Inzaghi, perché Simone Inzaghi ha sicuramente dei meriti quest'anno, che stanno facendo una stagione straordinaria. Io mi riferisco, come si parla tanto, spesso noi commentiamo quello che dicono gli allenatori a fine partita e spesso arriviamo tutti a un unico denominatore, banalità, no? Ecco, lui ieri ha detto una marea di banalità a fine della partita. Poi sono anche quella, la festa, così. Hanno festeggiato sta partita. Io quello che mi sono stupito a fine partita, hanno festeggiato come se avessero battuto il Real Madrid in Champions League, passato il turno con l'Atletico Madrid. Ecco, avrei visto quel festeggiamento. Ma è l'Udinese, una squadra che sta nelle ultime zone della classifica, una squadra che in casa ha perso una marea di partite. E infatti io mi aspettavo ieri che l'Inter, anche quando è andata sotto, ribaltasse, infatti l'ha ribaltata. Quindi francamente non Marcello, capisco sembrava tutto quasi come il questi gol di Lugani panegirici. col Frosinone o il gol di Gatti adesso Sì, ma nell'ultimo non che c'è fare la stato. battuta, perché la Juventus ha più bisogno di punti di te. Tu Ma no, ma c'hai se perché 14 ma punti sono di pezzi, vantaggio. ma Tu perché tu fai i vedi festeggi, l'atmosfera a tu devi festeggiare. scudetto? Se batti l'Atletico Madrid, No, festeggi in quella maniera, non se batti ma no, ma perché l'Udinese, c'è che aria di tra l'altro in casa ne ha scudetto? perse quasi Ma tutte. perché c'è aria di Maria scudetto? di scudetto. Non è solo una partita, è una delle tappe che Poi ormai. tra l'altro, come al solito, nessuno gli ha chiesto quello che tutti volevamo sapere, quindi vale a dire se lui aveva da commentare quello che ha chiesto la telespettatrice prima, no? Sul rigore cosa ne pensa? No, 7 minuti di recupero, 7 minuti di recupero che se li avesse avuti lui a sfavore, magari perdendo o ma pareggiando, c'era avrebbe stato VAR, commentato. Sette sostituzioni, minu infortuni. minuti di recupero, ma io francamente di VAR ho visto pochissimo su quel rigore che è stato dato subito. Io No, mi ricordo che è stato dato il solo VAR giusto. sul gol annullato a Carlos Augusto, che giustamente quello là te lo sei Ah, dimenticato. beh. Perché c'è stato un tocco di mano che però dopo era fuori gioco lo stesso, Fino a perché 7 minuti ho sentito solo che nel momento in cui lo speaker dello stadio del Friuli ha detto 7 minuti, tutto lo stadio ha rumoreggiato. no, Tutto. Lo guarda, allo stadio ha stadio si sentivano più gli fatto. interisti ieri, si sentiva più Sì, questo. vabbè, No, però tu dici. tu senti sempre solo quello che ti fa. No, no, Quindi l'hanno io ho detto sentito anche i tutto lo stadio. telecronisti, Ho anche i sentito tutto lo telecronisti. stadio. Sì, ma Guarda. non me ne frega di quello che. Tu sempre gli altri. Tu No, sempre il te lo supporto dico io degli non vale, altri. te lo Sempre dicono gli altri io non invece vale. io mi baso su me stesso. No, io mi Oh, su baso te su me stesso, stesso. quando l'Inter è Io entrata quando in campo una per i volta, rischi. aspetta, Inter, io io Michi. quando ho sentito lo speaker che ha detto 7 minuti di recupero, tutto lo stadio ha rumoreggiato. Vabbè, Perché ci saranno stati comunque. anche due È vero, dai. dell'Udinese, no? In Okay. quello Si può stadio. dire che è Sì, vero. ma Vabbè, si può dire che si sentivano di più gli interisti, l'hanno detto tutti, cosa c'entra? perché. Ma lui ti sta dicendo un'altra cosa, ti sta dicendo, ma perché devi rispondere? Ma Cioè, lui deve un'altra andare cosa. sempre su questo. Sul rumoreggiare, magari sono gli interisti che ci credono perché in 7 minuti potevano Ma segnare no, era ancora. chiaro che era Era andiamo chiaro. avanti Un con le rumoreggiare di favole. protesta. Ma Allora io ti dico, Michele, uno sulla avanti con le banalità che dici favole. tu di È tutto Inzaghi, lirico, secondo tutto me non è per lirico. niente banale. Un Quando poi ti allenatore. dico che vivete nella Sì, va frutta bene, candita, ti allora ti offendi. Quando continuo io ti la dico fa. che vivi nella frutta candita, ti Allora, offendi. certo, perché tu mi stai parlando che non c'è un rigore, che non c'è un rigore che l'ha Non detto c'è il un mondo rigore, che te era l'ha chiesto rigore. anche la Allora, facciamo il telespettatrice. sondaggio Come qua mai su te sei l'ha chiesto a persone te? e vediamo se Ma come mai qualcuno te come l'ha te chiesto dice che la non era rigore. telespettatrice? Ma come Diciamo mai la noi. telespettatrice? Ma come mai la telespettatrice ha mandato il primo WhatsApp e ti ha chiesto a te quello? Come Ma la mai? telespettatrice Perché su c'è solo Pieri. 100.000 Se era solo messaggi l'ha Pieri con scelta la Paolo per maglietta. buttarla lì e No, perché era provocare. per ridere. Sicuramente la telespettatrice non ti fa Inter, questo Sì. è Ma indubbio. oggi È il gioco trovami una delle parti. moviola, adesso dimmi che le moviole no, perché non la vedi tu? Il portiere esce, non prende la palla, prende il Sì, ma giocatore. allora. Noi sappiamo che per te non Ma è no, ma non rigore, possiamo parlare di che sto per te è rigore, rigore, per favore. perché per te è rigore perché è dell'Inter. No, Facciamo un no, che sondaggio c'entra? nello studio, vediamo un po' cosa Facciamolo, diciamo. Dai, facciamolo. Allora ragazzi, secondo voi magari era non calcio sono di solo, rigore? magari non sono Sentiamo. solo, magari siamo in due, magari siamo in Sentiamo. due. Paolo, Nel Gigi, mondo un altro Max. lo trovi. Era rigore Sentiamo. quello per l'Inter, segnato poi da Calhanoglu? Non ho un'idea precisa, non lo so, ma cioè, secondo me. Voglio dire, va bene come Come uno scatto. battibecco del momento, ma non ha senso una valutazione del genere su una squadra che domina il campionato, che gioca bene, che vince lo stesso. Cioè, alla fine, chi se ne frega se era rigore o no? Frega, credo, ai Ma, tifosi no, del questo è il Milan? mio Pochino, pensiero. ma non c'era un dubbio, so che non scusa. sarei mai d'accordo perché non sei tifoso, ma a quel ragazzetto là nell'angolo Ma credo vabbè, freghi. se non gli avessero Oggettivamente. dato rigore anche l'Inter avesse non solo pareggiato, perso. Cosa cambiava? Chi Che se non ne avrebbe frega? potuto vincere lo Esatto, per scudetto nel quello che ho derby. detto Ma ho a capito, San ma Siro. questo è Cioè, un perché discorso. Il questo. discorso è un altro. No, No, aspetta. questo discorso è giusto. Secondo me, Cioè, chi se indipendentemente ne da quel rigore, frega? l'Inter Cioè, io vince vorrei con 6 portare. da No, stella. ma io. Sicuro. Ma sì, Hai ma lo 70.000. Un vincono.
parlando, ragazzi, una volta. Aspetta, aspetta un attimo, Marcello, hai appena parlato. Hai 70.000 di San Siro? Sto dicendo una cosa. Ma cosa cambia, a parte la discussione che può essere stuzzicante, gradevole? Calcio di rigore tanto per il Bayern, intanto. Fede. Che può ribaltare clamorosamente la partita. Ma pensa a te che ribaltamenti in un tempo in tutte e due le partite? Dico, lo scudetto lo vincono lo stesso. Che lo vincano a Milano, che lo vincano a dove vogliono. Ma cambia qualcosa nella valutazione dell'Inter di quest'anno, no, del progetto Inter come ha giocato? Paolo, zero cambia, zero. Cioè, un conto se tu sei lì, dico, la roba, sto dicendo, un conto è la roba, non so, Juve-Inter, Giuliano su Ronaldo, cioè, c'è una roba. E cosa cambiava? Cosa cambiava? Beh, no, c'era un discorso scudetto. Allora, cosa cambiava? Scudetto, era un punto, cioè. Come lo sei cambiato? No, ma sto dicendo... No, non erano un punto. Era un punto, beh, come non no? Era la stessa cosa dell'Inter oggi, ma adesso ho fatto vabbè, un esempio. Ma rimanevano uguali, ma rimaneva la Juve davanti. Ma la domenica prima è entrata la palla di due metri. Empoli-Juve, la domenica prima. Adesso non voglio. Scusate, ragazzi, c'è area di derby. C'è area di derby all'Emirates. Non voglio Harry Kane. Scusate, ragazzi, vado a Fede. Area di derby all'Emirates. Però vedi. Arrivo, Marcello. Un secondo. Calcio di rigore. Andiamo da Fede. Contro l'Arsenal. Quindi una squadra con cui, insomma, il suo Tottenham ha una rivalità fortissima. Una delle più sentite di Londra nei tanti derby che ci sono nella capitale inglese. Questo è un rigore pesantissimo al minuto 32, Harry Kane contro Raya, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro e poi partirà l'inglese, eccolo qui, spiazzato. Bravo. Raya. Bravo. Gran rigore di Harry Kane, Bayern in vantaggio, la ribalta grazie alle grandi giocate dei suoi e agli errori difensivi dell'Arsenal, perché il rigore è una giocata stupenda di Sané, che prende palla e salta gli avversari come birilli, però Saliba troppo ingenuo ad entrare in quel modo in area di rigore. Stasera le difese, non so cosa ne pensi al mister, ma stasera le difese, è vero che l'Europa molto rivedibili, però cioè rivedibilissime assolutamente. Perché sono squadre che tendono sempre a giocare, a non essere fare tatticismi. Puoi anche giocare, però anche la qualità poi nel difendere devi avere. Perché cioè, rischi l'uno contro uno col campione. Il portiere era già sdraiato. Era già dall'altra parte, sì. Doveva ancora calciare Kane, il portiere era già... Un'ultima cosa che sul fatto di Inzaghi che dice banalità. Secondo me Inzaghi mette sempre davanti gli altri. Non è una banalità nel mondo degli allenatori di oggi. Cioè, lui ha detto anche ieri, è la società che mi sta sempre a fianco. Ma scusami, però, perché adesso sta vincendo, ma quando lo criticavano diceva io sono uno che porta, porta i bilanci in attivo. Quello lo disse il 30 settembre prima di Inter Roma, una volta in tre anni, perché era stato massacrato. Il replay, ragazzi. Sveglio. Una volta si è tolto. Mi ha ingannato. Ti ho sentito. Posso dire una cosa su quando un allenatore è costretto a mettersi in mano alla banalità, è chiaro che deve difendere qualcosa. Lui sa che adesso l'Inter non è più in forma. È una squadra che ha i due attaccanti che non fanno più un gol, non sviluppino più le trame che avevano prima. Per cui ieri lui veramente era contentissimo, perché ha portato a casa una partita che non pensava mai di portare a casa. Sì. E che è determinante. Ma ha messo Sanchez un quarto d'ora dalla fine proprio perché li stavano mettendo lì. Aveva l'80% del possesso palla. È stato il migliore. È vero, però che Lautaro non segni da un quello mese sì, e mezzo. Questi sono numeri. No? Prima facevano quattro azioni. Lautaro facevano 5 gol. Due. Era troppo semplice giocare bene quando vai sul velluto. Certo. Invece ultimamente qualcosa non sta andando e lui cerca di dare spirito e forza alla squadra, cioè elogiandoli, ma ieri non doveva assolutamente elogiare nessuno. Non sarà brillante, ma continua a vincere. Non è che dici non è in forma, perde, pareggia, vince. Sì, ma scusa Marcello, se le diceva Allegri con le banalità. Posso dire? E ti spiego tu perché. Se diceva quelle banalità di stasera, dicevi che ha detto estrema banalità. Sì, te e ti spiego perché. Ecco. Ti spiego perché. Perché tu sei così. No, perché tu sei così. Ti quando spiego senti perché. Quelle banalità da Allegri o da altri, allora Simone Inzaghi ti prostri. Ma ti spiego perché. La critica ad Allegri è perché comunque gioca sempre in modo inguardabile. Parla di Simone Inzaghi, ha fatto 25% non gioca di possesso la Juve con la Fiorentina, l'Inter 78%. Ma scusa, posso finire il discorso? Non parliamo della Juve.
Ma cioè, posso finire il discorso, Marcello, che stavo perché? Facendo? Gigi. Ma è troppo semplice, è troppo semplice, ma vince. Ma cosa vuol dire? No, ma noi siamo gioca, qua. Però gioca calcio. Siamo qua. Non i gol, no, stiamo, gli expected stiamo goal. Stiamo giudicando l'Inter che una volta giocava in una certa maniera, sì, adesso Gigi, gioca in un'altra. Però Gigi non puoi però paragonare. Però vince non è un significato. No, ma non è un significato. Io sono il primo e sono con te, lo dico sempre, sono le mie battaglie. Chi è qua lo può confermare. Quindi dici una cosa, come sfondi una porta. Scusate, vado da Fede che c'è Sané che corre. Sané solo davanti a Raya, ah, poi viene recuperato. Sì. Che spazi che lascia l'Arsenal. E Sané stasera sta facendo delle cose incredibili, anche perché se gli lasci quegli spazi, Sané e Gnabry sono proprio, sì, sono proprio, è proprio quello che vogliono. E che devo dire che quasi nessuno lascia più al Bayern. Qua si è un po' perso sul finale. Sto vedendo un po' la difesa di Zeman adesso. Il mister sta difendendo praticamente a centrocampo l'Arsenal. Il concetto, Paolo, che io esprimo è questo. Cioè che con Allegri il mio atteggiamento è diverso, perché comunque gioca sempre male, non sviluppa calcio. Dopo parliamo bene della Juve. Il punto più basso forse è stato quella Fiorentina, anche se ha vinto. È vero che l'Inter non è più brillante, però se tu vedi l'Inter non è che ha cambiato modo di giocare. Ma stiamo parlando delle dichiarazioni, non è che fare di giocare. Ma io parlando delle dichiarazioni. Ma io non stavo parlando delle dichiarazioni, io stavo rispondendo. E io sto a Gigi parlando quando... delle dichiarazioni, lì abbiamo okay, detto banalità. State parlando io di non cose stavo di commentando oltre le dichiarazioni, stavo rispondendo. E quello stavamo commentando, quello ci ha chiesto di okay, commentare. Io stavo stavate parlando di cose diverse. Sì, ma tu non è che mi puoi anche dire, cioè, a chi devo rispondere io. Io stavo rispondendo a Gigi che stava parlando dell'Inter non brillante, io gli ho detto "Guarda che non è brillante, è vero". Parlava delle dichiarazioni, Gigi però parlava vince... delle dichiarazioni. No, stava parlando del gioco da Simone Inzaghi. Va bene, allora parla da solo. No, stavamo Gigi parlando del gioco. Erano collegate. Stavamo collegate, parlando, ragazzi, del gioco io e Mayfredi. Oh, ragazzi, ma quanto te lo sì, però, dice? Ragazzi, non ha torto neanche Marcello. Erano partito collegate. Gigi ha detto, Inzaghi di... dice certe cose perché lì sì, dopo, ma io dopo siamo andati. Io non ho mai commentato stasera sì, ho capito, un secondo le dichiarazioni di Inzaghi. Quindi non mi mettere in bocca cose che non sono uscite da me. Non vi siete capiti. Discorso del mister. Premette lui che non è in studio e non ha capito, perché però, almeno io ho ancora. No, io ho capito, non è vero che ha confermato anche Gigi. Ma cosa? Anche Gigi, vabbè, ragazzi, ma non è importante. Ragazzi, io ho commentato Inzaghi, Paolo. Ho commentato Inzaghi le dichiarazioni? No, Michele, ma ecco, state bene, parlando di cose così differenti. No, io okay, però volevo dire, mister, ieri la prestazione, non i gol, non la vittoria, la prestazione, ieri l'Udinese ha expected goals, cioè le possibilità di creare premesse per segnare e per tirare in porta, l'Udinese 0,07, l'Inter 3,41, migliore in campo il portiere dell'Udinese, tiri in porta 23-5, nello specchio 5-0, sì, 4-0. Cioè, l'Udinese è il terzultimo attacco del campionato, io cioè non è che mi stai parlando di Inter, è calata ed è io parlo da allenatore, io vedevo l'Inter 10 partite fa e da allenatore diceva che brava, cioè, è una squadra compatta, cioè, non c'è che di è calata. Adesso se io fossi venuto giù da Marte adesso direi l'Inter è una squadra che vive lì a centro classifica, non una squadra che può vincere. Ha fatto fatica a vincere con l'Udinese, non con una squadra di prima. L'Udinese quest'anno pareggia tutte le partite, con Milan e Juve ha pure vinto 1-0, cioè una squadra che sì, si chiude con la seconda parte di là della classifica. Ma l'Udinese ha fatto zero tiri in porta ieri, ha fatto un cross che gli è andata dentro. Michele, però l'Udinese fa sempre zero tiri e ieri gli mancava pure l'attaccante principale, Luca sì, squalificato. Ma io mi metto nei tuoi panni, sei tifoso, giusto? Ma io la vedo, io ti dico, stiamo dicendo che l'Inter è scarsa, da esterno, che è un po' più scarica, ci e sta da allenatore. Ma io sto l'Inter adesso è una squadra che non mi attrae. Da casa scrivono, non sarà brillante, ma quante occasioni ha creato, è vero, certo, è vero. No, però ma è meno io brillante. Ho premesso, come... mister, io ho premesso. Nessuno di voi sta dicendo qualcosa di sbagliato. Da marzo in poi detto, c'è un calo. L'ho detto prima, non è brillante, però esatto, crea occasioni esatto, e vince, nemmeno pareggia. Quindi però, okay, scusami, è calata sicuro. Sì, come ha vinto ieri? Però possiamo dire, però possiamo dire che però un allenatore può andare in conferenza stampa, e dire sì, effettivamente, ragazzi, cioè non potevamo andare a 100 all'ora per 26-27 partite. Sì. In questo momento sarebbe stato più. In questo momento non questo viviamo il nostro periodo migliore. Forse vi sfugge. Si può dire questa cosa? Si può dire? Ci ha anche abituato alla grande l'Inter. Si può dire? No, sto dicendo, non è che sto dicendo. No, si può dire. Allora, ho capito che l'Inter ha vinto
8 volte con 4 gol di scarto, ma non esiste la macchina che vince tutte le partite con 4 gol di scarto. Tu hai il calo, questo è un Inter che è in calo. Perfetto. Da marzo in poi è già sì, in però calo. Però Michele ha detto giusto, un allenatore ha l'obbligo di andare e dire la verità se vuol dire qualcosa. Calarsi nella banalità sì. non è da grande allenatore, perché stai vincendo lo scudetto, stai facendo tutto quello che stai facendo, potevi dire è un momento in cui non riusciamo ad essere brillanti, le punte, però va bene così, abbiamo portato a casa una partita che per noi è fondamentale. Ma lui elogia una squadra che sta sul pezzo anche nel calo fisico. No, come no? Cioè, se tutte le partite alla fine porti a casa... Spogliatoio dice mister squadra, comunicherebbe diversamente, ci mancherebbe. Ma no, ma ragazzi, sono modi di comunicare. Ma vabbè, sì. Ma no, ma anche però perché tu vedi ti spiego Frattesi subito... che entra con quello spirito il giocatore, gli dici sei in calo. Il giocatore ha piacere che un allenatore dica la verità... Lo sproni? E... No, se dice la verità, se invece dice le bugie per difenderli che non stanno giocando bene, ma lo sanno anche loro. Mister, ma Thuram, per esempio, in calo. Ma Mkhitaryan che fa quel salvataggio con, che legge la oppure Frattesi bello, che entra clamoroso. Con quell'aggressività, cioè tu vai a dire a Frattesi e Mkhitaryan no dovete Frattesi, fare cosa Frattesi, fare di più? Frattesi è uno dei problemi che Barella ha, ieri ha corso che ha con un Inzaghi, dannato e io matto. Dico uno che ha un giocatore del genere un posto glielo deve trovare a prescindere dai tuoi dettami tattici. Ma stiamo scherzando, io tolgo un centrale di difesa, anche perché sei strasuperiore agli altri, e metto questo dietro le due punte, punto. Fa vedere, è come dire, come mai Allegri non gioca mai con Chiesa, Vlahovic e Yıldız. Sono le cose che non riesci a capire di certi allenatori, perché certe volte la coerenza non fa rima con intelligenza. No, però io credo che lui abbia cambiato tante volte. Cioè non però è... guarda che... No, a lui cambia l'esterno con l'esterno... Cioè io non vedo quello che hai detto tu, è solo un'iniziativa di Di Marco andare dove lo porta il cuore. Il meccanismo dell'asse di sinistra, sì, Bastoni, sì, Mkhitaryan, Di Marco, sì. studiate, riprovate. No. Sì, va bene. Vabbè, allora è tutto casuale, allora perché non lo fanno gli altri? No, di casualità non c'è nulla, loro hanno quella cosa lì e poi il cross a rientrare sulla parte opposta, è una cosa che ormai sanno tutti, no? Però io non ho visto... cose impressionanti tattiche dirà però no, cioè non è Guardiola ok no, cioè, vabbè, perché però, di Guardiola scusa, ce ne sono pochi sul calcio italiano se vogliamo parlare gli investimenti dei giocatori di Guardiola tra Bayern Monaco Barcellona forse, e City allora dategli le cioè, Inzaghi qual è la proposta gioco? Che ti fa impazzire impressionante come dici tu ma Thiago Motta Italia, Thiago Motta beh ti dico allora io ho visto il Bologna credimi il Bologna va bene. È una squadra che gioca veramente bene è una squadra che ha per esempio quel Calafiori lì che Calafiori va a fare la mezzala, cioè, è clamoroso. Vedi che gira c'è dentro un'idea diversa da quella che è il cliché non normale. Non si capisce che ruolo ha. Sì, è vero. Come? Cioè, t'ha messo a far tutto campista. È un laterale che fa adesso fa il centrale difensivo. Sbaglia fa anche perché ha fatto due o tre errori, però è uno che ha... Ma questa sicurezza gliela dà l'allenatore. Cioè, vedi proprio il dinamismo e la mobilità di certi giocatori, no? Che sono un po' disincastrati. Ma anche Ferguson, due anni fa non era così, Zirze non giocava nemmeno tanto, quest'anno è esploso. Cioè lì è la bravura del giocatore. Io ti dico soltanto che cambiasse l'anno scorso è stato un anno da Thiago Motta, è arrivato alla Juve e sembrava un altro giocatore. Ci dobbiamo fermare. Ripartiamo dalla Juventus. Dalla Juventus e dalla rabbia di Allegri, che chiederemo lumi tra poco anche a Marcello. Pare abbia fatto una bella spuriata negli spogliatoi nell'intervallo. Intanto sui campi, Fede. Nulla da segnalare, dopo una mezz'ora scoppiettante adesso le due gare si sono un po' assestate, anche se qui insomma le fiammate arrivano da un momento all'altro, per esempio pochi istanti fa Vinicius si è acceso, è andato via in velocità, poi non è riuscito ad angolare il tiro ed un Cortega ha bloccato. Quindi ricapitolando, a Madrid il Real sta vincendo 2-1 sul Manchester City, mentre a Londra il Bayern vince 2-1 sull'Arsenal, entrambi i risultati ribaltati rispetto a quanto era accaduto all'inizio. Da casa ci scrivono criticare Inzaghi, mi sembra proprio ingiusto, chiaramente. Cioè, arrivano elogi sarà la mamma o il papà di Inzaghi? No, ma arrivano mister elogi dall'Inghilterra, dalla Spagna, da tutta Europa, dai. No, sì, quindi non si può dire niente. Scusa, guarda che io all'inizio campionato ho detto Inzaghi, secondo me, è l'allenatore che ha migliorato di più certi suoi giocatori. Ma non puoi continuare a dire che è bravo anche quando sbaglia. In Champions ha perso lui la partita, ha tirato fuori di cosa, come si chiama?
ha tirato fuori Mkhitaryan. Mkhitaryan e di Carlo, Di Marco. Che era l'ossatura dal fascia sinistra, poi ha tolto Bastoni, ma adesso, secondo me, quelli sono errori che lui non farebbe più. L'errore è stato di Thuram solo davanti al portiere, di Arnautovic all'andata davanti al portiere. Ma ancora le occasioni capitano e se le fai bene, se non le fai, però tu non le devi dare agli altri. Sì, ci dobbiamo fermare, quello. Ragazzi, ripartiamo da Allegri, vediamo se ci sono delle critiche su Allegri. Credo qualcuna potrebbe arrivare, nonostante la vittoria con la Fiorentina.